Non so se avete mai sentito la frase «un arcobaleno che dura un quarto d'ora non lo si guarda più». Beh, penso voglia dire che le cose che inizialmente ci emozionano con il tempo diventano normali. Poi ho letto un libro e ho capito che per rompere le noiose routine che accompagnano le nostre giornate basta un dado. E sì, se siete confusi, via con un breve riassunto. Migliaia di anni fa, un uomo ha deciso che era tempo di sfidare se stesso. Quindi ha preso i suoi prodi aiutanti e l'ha fatto fare anche a loro. Capito, stonfame? Capito, stonfame? Sei scelte. Sei opzioni. Sei modi per uscire dalla zona di conforto. Ogni partecipante ha scelto le proprie sei possibilità, ma poi sarà un dado a premere il grilletto. Non so se siete nuovi sul canale, ma in ogni caso questo serve a farvi capire chi sono. Da quando ho iniziato ad avere una barba che si potesse definire tale, ho sempre rimandato la scelta di uno studio del look dicendo «Ma sì, proverò questo settimana prossima, quest'altro fra un mese». E nel tempo sono passati gli anni e adesso sono arrivato ad avere già qualche baffo bianco. Quindi l'unico modo che ho trovato per sbloccare la situazione è stato lui. Non sono poi così sicuro. Tra l'altro ho detto di questa cosa alla mia community Patreon, ma non penso che nessuno di loro poi lo abbia fatto veramente. Mari, aspettate che controllo un attimo, va? Bentornati a tutti quanti sull'angolo del Frank. Il 6 gennaio 2021 Simo Riccio è uscito con questo video. La sfida di Simo è farci creare un video in base alla scelta casuale del dado. Quindi 6 argomenti per 6 scelte. E io ho scelto queste 6 opzioni. Che la cosa mi è sfuggita di mano, cioè non vorrei che qualcuno avesse scritto 6 cose rischiose. Oh no, un altro. Ma si può stravolgere lo status quo semplicemente lanciando un dado? E così ho stilato 6 attività che sarei riuscito a fare in un giorno. Cavoli, era uscito il 2, ovvero fare il pane. Ecco l'assaggio ufficiale. È venuto buonissimo! Ah, ok, cose così che fanno passare una giornata divertente. Questo è un ottimo modo di usare il dado. L'importante è che non sia niente di così scioccante. Per il mio lancio ho preso spunto dalle 6 sfide che aveva portato Simo sul canale qualche tempo fa. È uscita l'unica che avrei evitato, ovviamente, ma ho deciso di non barare, d'altronde il gioco era proprio questo, e di portarla avanti ugualmente, ma vi risparmio i dettagli. Dopo un inizio un po' traumatico, diciamo, ho capito che il modo migliore per portare avanti questa sfida e trarne beneficio era trasformarla in una vera e propria routine, abituandosi un po' per volta. Ma chi me l'ha fatto fare? Alla fine diventa quasi una parte integrante della nostra giornata, infatti, che ci permetterà di risparmiare tempo e denaro, naturalmente, sulla nostra bolletta. Ops! Vabbè, ci manca solo la riflessione filosofica sul fatto che alla fine ognuna delle 6 facce, delle 6 cose che scriviamo, rappresenta qualcosa che sotto sotto vorremmo fare. Magari aspettiamo solo che qualcuno o qualcosa dall'alto ce lo imponga. Aspetta, vediamo se c'è altro. La mia zona di comfort mi ha portato nell'ultimo periodo ad evitare alcune chiamate. Un po' per pigrizia, un po' perché mancava la voglia, un po' per paura, perché erano chiamate che potevano decisamente cambiare le cose. E in meglio, tra l'altro, quindi non c'era motivo per non farle. In aiuto arriva il dado e deciderà lui chi chiamare. Okay. Tempo qualche ora è arrivata la risposta, che ha cambiato in meglio le cose. Così, preso dalla cosa, ogni giorno uno shot. E ogni giorno un contatto. E ogni giorno per 6 giorni le cose sono cambiate. In meglio. Wow. Va bene, dai. A questo punto mi tocca decisamente lanciare anche a me il dado.